Non è vero che ogni voto, se posso dire che ogni voto vale un voto, perché nell'ultimo Parlamento ancora in vigore fino al 4 marzo, la coalizione che ha la maggioranza dei seggi aveva preso il 29,5%, quella che ha invece una piccola minoranza dei seggi aveva preso il 29,1%. Vabbè, una piccola differenza nei voti in realtà... Io adesso non ho letto il libro, lo leggerò, però si dimentica probabilmente una cosa fondamentale che si chiama governabilità. Ah, ma queste due cose sono molto diverse, democrazia e governabilità, è proprio questo il problema, sono anzi in antitesi e non possono andare insieme, è proprio questo il problema. No? C'è una cosa interessante che tiene insieme un po' tutto il discorso che abbiamo fatto, l'avanzata dei populisti, cioè c'è una grande richiesta di sovranità, certo, la sovranità appartiene al popolo, no? Quello è il nome del popolo sovrano, e sto citando un gran bel film, Magni. E il sovranismo, l'ansia di sovranità è il vero tema di queste elezioni, che riguarda quelli che vanno a votare e votano per il sovranismo. Proprio un'elezione nella quale peraltro non sappiamo come andrà a finire, probabilmente non sarà una maggioranza. Però è nell'area un forte voto di protesta in nome della sovranità, ma anche Alessandro, chi non vota lo fa perché si sente espropriato della propria sovranità. Però nello stesso tempo diciamo, i sondaggi ci danno molto alto Gentiloni come gradimento, che invece è una figura molto rassicurante, non è affatto l'uomo forte. Non solo i sondaggi, ma mi sembra che ci sia un'azione diretta, no, di propaganda di Gentiloni, perché Prodi è sceso in campo, Napolitano è sceso in campo, per farci capire si voti, poi dopo in realtà decide qualcun altro. C'è una grande propaganda, Gentiloni è umano. Questi sondaggi non si possono citare, ma questo è un sondaggio sul gradimento della persona. Il gradimento personale, attenzione, esatto, che il gradimento personale non corrisponde quasi mai poi ai voti presi dai partiti. Però dico, non c'entra niente con la voglia dell'uomo forte, che pure è un altro tema che comunque invece c'è nei sondaggi. È vero, però Gentiloni ha cominciato a salire un po' per contrasto rispetto a Renzi, certo, dobbiamo dire la verità, cioè Renzi ha avuto l'Italia tra le mani, ha gettato via una grande occasione, inutile che torniamo sul tema del referendum, gli italiani erano un po' stanchi di un teppismo politico verbale a cui non la ha Red corrisposto Bull, come dice, la Red Bull, io sono la Red Bull e Gentiloni è la camomilla, ecco, no, un po' di camomilla, però è il tè, non è la camomilla, è il tè. Però Renzi ha detto la camomilla, mi sembra, sì, no, questa è una cosa che abbiamo detto noi giornalisti, perché c'è un po' di leggenda su di lui, però invece una settimana fa Renzi, Gentiloni era una frase di Renzi, non mi fa dubitare di quello che dico. No, ma Gentiloni ha fatto un incontro con i suoi elettori a Roma e ha detto: io francamente non mi sento una camomilla, comunque è stato presentato, e infatti non è una camomilla, ma ci rendiamo conto che siamo passati anche da un iper e vive trentenni, siamo ritornati anche al governo dei conti. No, il governo dei conti. Perché Gentiloni è un conte però. No, ma siamo tornati al governo dell'aristocrazia. Gesuitico Gentiloni. Il sale e pepe, insomma. Un motto di gesuiti dice... suaviter in modo fortiter il re, cioè guanto, esatto, di velluto, certo, ma poi certo, gesuitismo autentico.